a fact that I'm the seventh son. Oggi parleremo del romanzo Non fa niente di Margherita Oggero, pubblicato da Einaudi. Romanzo importante che si sviluppa in tutto un secolo praticamente di storia. E il romanzo è incentrato sulla figura di due donne, Esther e Rosanna. È un romanzo della diversità, lo definirei, in quanto le due donne sono completamente di estrazione differente e poi si trovano per le vicissitudini storiche della vita in una amicizia che sarebbe asimmetrica all'inizio, in quanto la Esther, donna aristocratica, colta, che sposa un ingegnere, un imprenditore, assume per così dire in casa la Rosanna come cameriera, diciamo, e poi c'è tutta un'evoluzione. Quindi l'evoluzione delle donne nell'evoluzione storica del romanzo e gli argomenti, i temi che andremo a trattare. Bene. Questo romanzo da cosa ti nasce? Qual è il nucleo iniziale da cui sei partita? Ma il nucleo iniziale forse è il ricordo di una cosa che mi era stata raccontata quando ero ragazza, praticamente 17-18 anni, e cioè di una gravidanza e di una nascita che aveva dato luogo a qualche pettegolezzo in un paese vicino a Torino. E poi questa storia, questo figlio che sembrava avere due madri, in qualche modo una madre biologica, una madre adottiva, però senza che ci fosse una netta separazione tra l'una e l'altra, perché le due donne continuavano a vivere nella stessa casa, l'una sempre come la signora della casa e l'altra ufficialmente come balia del bambino. Ecco, questa storia ho voluto raccontarla, naturalmente ambientandola in luoghi molto diversi, con personaggi che non avevano nulla di simile a quelli della vita reale, in qualche modo. È anche un romanzo che tratta il tema della Shoah, vale a dire che Esther, una delle protagoniste, nasce a Berlino, la sua famiglia è benestante e poi, come sappiamo, c'è stata la persecuzione degli ebrei. Tra l'altro siamo nella settimana proprio di ricordo, della memoria, sì, di questi fatti, che serve sempre. Ricordare, visto che c'è memoria molto, molto breve e la storia non è molto nella memoria di tutti noi italiani soprattutto, per cui gli errori tendono a ripetersi e allora è meglio che anche un romanzo ci ricordi certe cose così crude. Il padre della Esther è un uomo interessante che capisce, annusa a un certo punto che l'atmosfera, sì, è cambiata. È un uomo abituato a vivere negli ambienti dell'alta finanza, è un ebreo, ma è un ebreo laico, un ebreo che non ha molti legami, anzi non ha alcun legame con la religione. Sente però l'appartenenza a una comunità, l'appartenenza a delle origini che in qualche modo non riesce a rinnegare, anche se non frequenta la sinagoga, non frequenta gli ambienti strettamente religiosi. Avverte un pericolo incombente e infatti proprio nei primi, anzi a gennaio del 33, poco prima che Hitler prenda il potere, quindi nella prima settimana del gennaio del 33, abbandona con la figlia Berlino e si rifugia in Svizzera. Cerca di portare con sé anche la sorella, che però si rifiuta perché è convinta che l'antisemitismo che sta montando, anzi che è già una robusta fetta, ha già conquistato una robusta fetta dell'opinione pubblica, pensa che sia una cosa transitoria, che finirà, che non può attecchire in un paese colto, in un paese civile come la Germania. Molti pensavano infatti, e queste sono le due parti, certo, come sempre nella storia,
pensavano che quel ex decoratore, questo artistuccolo fallito col baffetto e quell'aria da isterico con le sue ossessioni non avesse storia lunga, e invece sappiamo com'è andata. E quindi il padre di Esther è molto attento e trasferisce la figlia. Tra l'altro già c'è stato un problema, perché la moglie di questo imprenditore, una bellissima Lea, è scappata, se n'è andata con un diplomatico sudamericano, a sua volta stupendo, similia similibus, gli stupendi stanno con gli stupendi. Beh, insomma, anche adesso, voglio dire, i divi del cinema non sposano, o comunque non hanno relazioni con la frutivendola. Gli umani normali. Diciamo. Quindi Esther è stata segnata profondamente, sì. Si è arrabbiata e sarà sempre una ferita aperta che le impedirà un vero rapporto con la madre, anche quando molto più avanti nel romanzo ci sarà un tentativo di riavvicinamento, ma queste ferite d'infanzia spesso non sono... Difficile che siano. Il padre quindi si trasferisce a Zurigo. Ma Zurigo, saltapicchiando tra le pagine del romanzo, perché la storia poi ve la leggete, cari telespettatori, il libro va letto, va goduto, non va neppure raccontato, noi siamo degli stimolatori di lettura. C'è un altro punto, Zurigo. Zurigo è proprio il luogo dove si conosceranno due dei protagonisti, la Esther e suo marito, cioè l'ingegnere. Quello che diventerà suo marito dopo la guerra, sì. Quindi, che cosa frequentava la Esther? Frequentava un circolo, lo Psychologister Club. Psychologister Club, sì, ma Esther si era laureata intanto a Zurigo e si era laureata in filosofia, però aveva cominciato ad avere interesse verso la psicanalisi. E siccome Jung era Zurigo era la patria di Jung, e Jung aveva aperto un circolo e aveva aperto quasi una facoltà universitaria, post-universitaria veramente, per frequentare la quale però occorreva avere una laurea in medicina. E lei frequenta questi corsi, Esther, come uditrice esterna, perché non avendo una laurea in medicina non può seguirli ufficialmente. A una conferenza incontra quello che diventerà suo marito. Il marito era il futuro marito, l'ingegnere, era a Zurigo per lavoro, aveva una fabbrica in Italia, era andato a Zurigo per acquistare dei prodotti di cui servirsi nella sua fabbrica, non sa cosa fare perché si è preso qualche giorno di ferie, ha letto La coscienza di Zeno, quindi c'è questo interesse per la psicanalisi che si sta diffondendo, e va a sentire una conferenza di Jung, e lì incontra Esther. E allora leggo qualche riga sul pezzo, proprio in tempo reale. Per premiarsi, l'ingegnere si regalò una vacanza di un paio di giorni in città. Seguendo i consigli della guida che si era premurato di acquistare, andò a passeggio nel centro storico, visitò un paio di chiese e il museo dell'orologio, fece un giro in battello sul lago e di sua iniziativa andò ad ascoltare una conferenza di Jung allo Psychologischer Club. Alla psicologia, o meglio alla psicanalisi, l'aveva un po' avvicinato Giovanni, e vedere e ascoltare personalmente uno dei grandi esponenti di quella disciplina era un'occasione imprevista e stimolante da non lasciarsi sfuggire. Carl Gustav Jung aveva all'epoca poco più di 60 anni, capelli bianchi non più folti, baffetti altrettanto candidi, emanava un'aura di serena e severa autorità confermata la capacità di attrarre e mantenere su di sé l'attenzione dei presenti. Questa è l'eleganza di Margherita Oggero, quindi apprezzare la sua scrittura e entrare nel lessico, nella psicologia dei personaggi e nelle vicende, perché poi tu ami immergere i personaggi nella storia. Sì, perché tra l'altro questi personaggi vivono un momento storico molto complesso che in qualche maniera determina anche le loro scelte di vita, ma anche il loro modo di essere, e quindi nel romanzo è anche presente come sfondo la storia,
o perlomeno certi momenti storici che sono importanti per la vita di Esther, di Rosanna, del marito di Esther e di tutti gli altri personaggi di contorno. Ci sono tanti personaggi di contorno, sì. La ricchezza. Questo romanzo, a mio parere, è molto ispirato a uno stato di necessità che l'ha reso reale, quindi l'ha portato sulla carta e si vede, perché poi leggendo uno ha anche dei confronti, cioè sente la temperatura dell'autore e sente se era ubriaco giusto oppure se era pienamente sobrio, e qui l'ubriacatura dell'Augero si nota nel senso di pienezza all'interno delle stanze, dei personaggi, della loro psicologia. La voglia di scrivere qui traspare in tutta la sua fantasmagoria, nella sua iridescenza. Torniamo un momento ad alcuni stimoli del romanzo. Per esempio mi ha colpito il discorso dell'utero in affitto, della gravidanza surrogata, tutte parole di moda adesso, ma già la Bibbia, con l'antica storia di Sara, Agar e Abramo, aveva, per così dire, introdotto il tema. Sì, solo che non si chiamava, non si definiva utero in affitto, che è un termine anche estremamente, cioè che è una dicitura estremamente sgradevole. Diciamo che maternità surrogata forse è un po' più accettabile. Erano in realtà situazioni abbastanza, non dico comuni, ma non così eccezionali come può sembrare oggi, e soprattutto non erano legate ad ideologie, cioè erano legate a contingenze, a necessità, a desideri molto profondi. Nel caso di Abramo, nella Bibbia, c'è il desiderio di avere una discendenza, visto che Dio gli aveva promesso che la discendenza di Abramo sarebbe stata più numerosa di tutte le stelle in cielo. E poi comunque il desiderio di avere un figlio, soprattutto in chi ha una certa posizione di potere, ma in tutti comunque, il desiderio di avere un figlio è estremamente comune, fa parte della natura umana, eccetera. Quindi i figli che non erano concepiti nella legittimità totale, diciamo, ma in qualche modo c'erano ed erano desiderati ed erano voluti, entravano poi a far parte della famiglia come se fossero figli, diciamo, legittimi. Ecco, qui c'è un figlio che è legittimato, diciamo così. Anch'io, io ho conosciuto personalmente delle persone di altre generazioni, perché oggi si ricorre alla cosiddetta scienza, quindi sì. Tutto è nelle provette. Certo. Quindi ovuli, negli ovociti. Chi si sognerebbe di andare a fare il figlio con il bel maresciallo dei carabinieri con rispetto per l'arma? E invece io ho ascoltato personalmente alcune diverse storie della signora che purtroppo si rende conto di essere, che il marito magari è sterile o infertile, tutte queste cose, e che cerca di risolvere nel migliore dei modi, cioè va a prendere il caffè, per così dire, scegliendo anche il soggetto, insomma, magari con nella testa l'immagine di Amedeo Nazari, ma sì, ogni tempo ha i suoi idoli. I suoi modelli, certo. E poi nasce il bambino. Oggigiorno queste cose, in una società che apparentemente è molto libera, in realtà è molto puritana, la nostra società ha dei nuovi puritanesimo diversi, sì. Diversi quelli di una volta, certo. Un'altra figura importante del romanzo è la matriarca, cosiddetta la smorbia, la madre dell'ingegnere. Sì. E questa signora prende subito in antipatia Rosanna. Perché c'è questa antipatia? Perché Rosanna prende in antipatia Esther, la nuora. Prima Rosanna, certo, e poi la nuora. Rosanna perché è molto bella, perché è una ragazza un po' libera, non nel senso che abbia una serie di relazioni inaccettabili o comunque inaccettabili per il tempo, ma perché ha avuto una storia amorosa per lei e invece di pura, come dire, conquista da parte del ragazzo. E poi trasferirà in qualche modo l'antipatia provata per Rosanna, che era una sua
all'epoca si diceva servente da noi, sì, non si usavano altri termini, trasferisce questa antipatia, o comunque allarga questa antipatia per la nuora, perché la nuora è di una condizione sociale iniziale, diciamo, e anche di una cultura diversa dalla sua, non si intendono, insomma. La nuora è abituata, era abituata a vivere in un ambiente internazionale, la suocera vive in questo piccolo paese di Risaia del Piemonte. E quasi per accentuare o comunque mettere in pratica questa antipatia nei confronti della nuora, le mette in casa Rosanna, come puro atto di ostilità, nel senso che spera, in qualche modo, dato che lei ha osteggiato il matrimonio, che Rosanna rovini il matrimonio, il che non è, poi, non è, perché tra le due donne invece nasce una forma di complicità, una forma di stima, e poi Esther diventerà l'insegnante di Rosanna. Diventa, cioè, il mentore. La mentore, insomma, di Rosanna, nel senso che la inviterà a studiare, la inviterà a sfruttare quelle doti di intelligenza, di curiosità che Rosanna aveva, ma che non poteva realizzare rimanendo chiusa nelle sue frequentazioni e nel suo ambiente. Le due donne convivono nella casa dell'ingegnere, e quindi abbiamo varie località, per esempio Bordighera, Villetta Bordighera, dove naturalmente le due crescono insieme, il bimbo Andrea, e questi anni 50 dello scorso secolo. Poi ci sono altre località, tipo la Villa San Giacomo, di origine della famiglia. Lei è localizzata nella zona di Chivasso, mi sembra. Io ho in mente un paese di Risaia, però non l'ho voluto indicare, certo, perché in realtà poi mi sono presa qualche libertà topografica, insomma. È un paese che potrebbe essere Crescentino, potrebbe essere Trino, insomma, uno di questi paesi dell'area del... tra Torino e Vercelli, insomma. Poi la famiglia si trasferisce a Torino, Torino Centro, quindi abbiamo via Mario Vettore. Ma mentre avvengono questi fatti, anche questi traslochi, le due donne anche crescono come tutti, e arriviamo al 68. E le due si stupiscono, hanno a vedere i cortei, il nuovo fermento. Intanto l'Andrea cresce e quindi entri a descrivere le lotte studentesche, poi ci sono le lotte operaie, le lotte, la marcia dei 50.000, eccetera, eccetera. E ci sarà naturalmente la stagione del piombo, insomma. Sì, cioè, che è sfiorata in questo romanzo, e non avviene nulla di... Anche perché non è un romanzo storico, cioè è un romanzo in cui la storia fa da sfondo, in cui la storia in qualche modo incide sulla vita dei personaggi, ma non è il centro del racconto. Sì, la Esther deve risolvere un problema col suo passato, e a un certo punto tornerà in Germania dopo la guerra. Anche sulle tracce di un suo fidanzato, lei era innamorata di un certo Manfred, il classico ariano bello, che però poi diventa nazista, e quando lei tornerà sulle tracce di questa, verrà trattata molto male da tutti, scappa. E quando lei tornerà per cercare tracce del padre, di cui aveva perso poi notizie, si scontra con la diffidenza, o qualche volta addirittura con il rifiuto, perché l'ideologia nazista aveva ormai completamente catturato la Germania. Questo naturalmente durante la fine degli anni 30. Ci sono anche altre vicende, perché per esempio tratti la lotta partigiana in Valdossola, Libera Repubblica della Valdossola. Era simpatica, diciamo, questo tipo di esperienza. E quindi la meti, ci sono dei transfughi. Anche lo stesso ingegnere ha delle vicissitudini. Certo, perché era stato colpito dall'annuncio dell'8 settembre
quando si trovava a Bari, ha naturalmente risalito con molta difficoltà la penisola, è tornato dai suoi e poi ha cercato di rivedere Esther, che nel frattempo era a Zurigo, e poi si è imbattuto nella Repubblica dell'Ossola. C'è anche la storia della famiglia di origine Rosanna, che è una famiglia molto semplice, e lì sono ben delineati i vari personaggi, dal padre ubriacone e improponibile, ai due fratelli, uno molto, molto regolare, diciamo, e l'altro molto trasgressivo. Gli anni passano, la Rosanna avrà degli amori, e qui Margherita ce la accompagna nell'ambiente del jazz torinese, la band di Fred Bruscaglione, il sax tenore, quindi i locali di Torino, l'Hot Club, che non era una cosa porno, il teatro Chiarella, e lei si innamora di questa musica, o si innamora di lui che suona. Che suona. Rosanna si innamora di lui, ma si innamora anche della musica. E quindi c'è questa parte della storia in cui entra il jazz. Sì, è molto interessante perché dai un altro musicale. Naturalmente i musicisti sono artisti anche nomadi, innanzitutto, certo, e quindi nomadi. Avrà delle vicende. Certo. Poi ci sarà anche un'emancipazione da Rosanna, che andrà a vivere da sola, anche spinta da Esther, giustamente. Diventerà prima impiegata presso una nobile figura, perché questo avvocato si comporta bene, pur desiderandola in maniera... Sì. Pur essendosi innamorato sostanzialmente di lei, però capisce che lei non lo corrisponde, quindi non è un molestatore, insomma, in nessun per modo. Fortuna che c'è ancora qualche maschio che si comporta bene. E la Rosanna avrà le sue belle delusioni, anche, come tutti certamente, vede crescere il bambino, e ormai il bambino è diventato universitario e poi ha la sua professione dopo aver studiato a Pisa, e la vita va avanti. Quindi questo romanzo è una specie di trancio di storie nella storia, che quindi ha un continuo, una parte che poi non verrà narrata e parte da un certo punto zero, come ogni romanzo. A te, Margherita, cosa ha dato questa storia? Ma sai, quando uno scrive una storia perché proprio le piace o gli piace, insomma, se no... E si vede che questa ti è proprio piaciuta. Quindi, cari telespettatori, Non fa niente, di Margherita Oggero. Right now you could care less about me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar.